Ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi voglio farvi vedere 4 fill impossibili, 4 fill difficili. Dato che molto spesso mi chiedete di farvi vedere delle cose difficili, oggi ve le faccio vedere. Quindi 4 fill veramente molto complicati, che non sono per tutti. Però attenzione, vorrei dirvi una cosa importante, cioè che questi fill sono difficili, non sono per tutti, eccetera, ma anche chi suona da poco la batteria potrebbe trovare degli spunti interessanti. Beh, non è che ve li faccio vedere veloci e poi basta, vi dico ciao, ma vi spiego tante cose. Quindi guardate i fill che vi interessano, guardate tutti questi fill, c'è anche il PDF scaricabile qui sotto in descrizione, e poi cercate di prendere le cose che vi servono. Non per forza queste idee che ho tirato fuori sono utilizzabili solo in questi fill, ma si possono utilizzare in varie situazioni, si possono prendere anche solo porzioni di fill e crearne degli altri. Anzi, vi consiglio di fare questa cosa qua. Quindi prendete i fill che vi faccio vedere oggi, ma poi cercate di crearne di nuovi, che questa è una cosa veramente molto importante. Io, oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale eccetera, come vi dice anche questa cosa che sta uscendo qui, vi ricordo che c'è il PDF, ma ve l'ho già detto, non vi devo dire altro. Quindi possiamo partire direttamente, mando la sigla e andiamo con il primo film. Ok, possiamo partire direttamente col primo fill, quindi andiamo subito. Il primo fill è abbastanza strano, devo dire. Pronti? Mi raccomando, concentrati per questi fill impossibili. Partiamo col primo. Il primo fill che andiamo a vedere è veramente molto particolare, e più che altro bisogna avere una buona tecnica con i doppi colpi di cassa. Questo è importantissimo, fondamentale, perché come avete potuto vedere la cassa va molto veloce in questo fill. Quindi la cosa assolutamente da fare è, per prima cosa, andare sul timpano e fare timpano con i doppi colpi di cassa. Quindi questa cosa qua. Questo fatelo anche da solo, nel senso, incominciate a fare tun 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 tun. E quindi pian pianino portarlo su in velocità. Dopo aver fatto questa cosa qua, e quindi aver migliorato il timpano insieme alla cassa soprattutto, dovremo fare tun, timpano, due di cassa, una volta rullante e poi di nuovo. A questo punto una ghost sul rullante, dopo aver fatto l'ultimo rullante ci sarà una ghost sempre di sinistra di rullante, quindi... E poi infine... Quindi accento ghost, accento ghost, accento ghost, accento, 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 accento sugli ultimi tre colpi di tom e i due timpani, quindi... Ovviamente questo fatto attaccato alla parte di prima, quindi... Adesso ve lo faccio sentire tutto lento e poi andiamo a quello dopo, ovviamente. Crossover. Allora, come sempre, quando bisogna fare i fighi ci sono dei crossover, ma magari prima tolgo l'accordiera. I crossover che cosa sono? I crossover, ve lo dico sempre, ma ve lo spiego se qualcuno magari vedesse questo video per la prima volta. I crossover significa quando andiamo ad incrociare le mani. Qui in realtà ci sono alcuni crossover, quindi ogni tanto dobbiamo incastrarci con le mani, ma in pratica come funziona questo passaggio? Per prima cosa, rullante, accento, ghost, ghost. Poi, cassa. Dopo aver fatto questa cosa qua, facciamo due di timpano, Charleston con la mano destra, che quindi incrocia.
Successivamente quindi andiamo a fare un doppio colpo con la nostra mano debole sul timpano, che è un po' difficile perché ovviamente è la mano debole sul timpano, il timpano non imbalza, ma comunque dopo essere qui facciamo sinistra, sinistra, cassa, destra sempre sul timpano e poi Charleston aperto, rullante, accento, quindi tutto sarà. Quindi tutto insieme verrà prima questo pezzo e poi questo. Attenzione una cosa però importantissima, che questo passaggio è in sedicesimi ma dura solo 3 quarti, quindi 1, 2, 3, 4, 1. Passaggio numero 3, un passaggio inusuale. In realtà questo passaggio è inusuale perché si va a suonare con il Charleston col piede. Andiamo a fare un linear con il Charleston col piede. Quindi è molto strano perché andiamo ad utilizzare Charleston col piede e bacchetta subito dopo. E questo Charleston lo usiamo al posto della cassa. Di solito nei linear siamo abituati a sentire sempre cassa. Invece utilizzeremo il Charleston, quindi partiamo col timpano come nel primo passaggio, faremo tre rullanti, accento, ghost, ghost, Charleston con il piede di sinistra, comunque col piede debole, Charleston con la mano sinistra e infine accento di rullante. Ve lo faccio sentire molto piano. Sempre uguale, come ve l'ho fatta vedere prima, sempre uguale. E poi, dopo aver fatto questo, io ho deciso di mettere accento ghost, accento tom, timpano, timpano. Però in realtà questi ultimi colpi li potete gestire come volete. Io ho fatto questo. Ma potete fare tutto ciò che volete in realtà, quindi tranquilli. Ovviamente dopo bisognerà andare a mettere tutto insieme e quindi tre volte quella cosa di timpano, rullante, Charleston, di mano e di piede e poi infine queste note che sono customizzabili in realtà, le potete poi fare come volete. Quindi prima questo. Arrivati a questo rullante facciamo l'altra parte. Ve lo faccio sentire anche questo ovviamente lento e poi passiamo all'ultimo passaggio. Ultimo passaggio, mettiamo la mano destra sul ride, che rimarrà sempre sul ride, suoniamo solo ride normale e campana. Con la mano sinistra invece partiamo dal Charleston facendo. Quindi campana e cassa, due di Charleston, cassa, campana, rullante, accento. Dopo aver fatto questo ci togliamo dalla campana e andremo a fare due colpi di ride, tom, un colpo di ride e un colpo doppio splittato tra tom 2 e timpano. Quindi un doppio colpo splittato significa che facciamo due colpi con la stessa mano ma su pezzi diversi della batteria. Quindi la seconda parte sarà... Tutto insieme verrà. Ve lo faccio vedere anche di là.
Ovviamente questo però dura solo metà battuta, quindi dovremo farlo per due volte. Ok, questo quarto fill era l'ultimo fill impossibile, diciamo. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Spero possiate crearvi dei nuovi fill anche grazie a quelli che vi ho fatto vedere io, anche grazie alle idee che vi ho fatto vedere oggi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è stato utile. Vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il PDF completamente gratuito, scaricabile. Andate lì, che vi riporto il sito Gastube, e scaricate il PDF. Ci sono scritte tutte le cose che vi servono, anche le diteggiature, eccetera, eccetera, eccetera. E basta, ovviamente per qualsiasi cosa scrivetemi qui sotto nei commenti se qualcosa non è chiaro. Io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, fare tutte le robe solite del caso, e non vi rompo più le scatole perché è già durato abbastanza questo video. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao.